Ciao, sono Stefano Scognamillo. Io Luca Baldassin e siamo qui al centro commerciale Le Fontane per una nuova sessione di domanda e risposta. C'è un compagno che appena si parte in trasferta già dorme in pullman. E chi è? Ah, forse Di Massimo. Di Massimo dorme sempre. Si stende sì. In mezzo. Penso Di Massimo. Di Massimo. Vediamo un poco. Spiega alla tua ragazza il fuorigioco. Allora, posso usare oggetti? Spiegala pure a me che non lo so. Allora, amore, quando noi abbiamo la palla e un nostro giocatore è dietro la linea degli altri avversari, è fuori gioco. Sono andato bene? Domanda, l'hai capito? L'hai capito? L'avete capito voi? Chi è il compagno che fa più macello nello spogliatoio? Questa è una bella domanda. Uno sono io. E l'altro... L'altro è Scognamillo. Uno sono io e l'altro è Scognamillo, sì. Allora, dai, vediamo un'altra. Nello spogliatoio, chi sceglie la musica? Allora, i proprietari delle casse sono Riccardi e Jefferson. Pure Luca, ma... E pure Luca Martinelli, sì, è vero. Quello che mette la musica peggiore è Luca Martinelli, credo. Eh sì. Vecchio stampo, no? Mocassino sì, mocassino no. Vietato, mocassino no. X. A meno che tu non abbia 55 anni. Ci sta. Cantaci la prima canzone che ti viene in mente. Felicità. Un bicchiere di vino. Felicità. Felicità no, di oggi, felicità di oggi. Allora, oh, al mare con la classica mutanda o col pantaloncino? Allora, pantaloncino per prendere il sole, mutanda. Imbarazzante. Imbarazzante, però, sì. Però bene l'abbronzatura, eh. Andiamo avanti. Sei un tipo da calzini bianchi o da calzini colorati? No, bianchi. Diciamo che quelli là che ho nel cassetto, quello che trovo metto. Senza c'ho un colore, sì. Quelli più puliti. Mamma mia, cosa pensi di un uomo che indossa i sandali in estate? Che è un tedesco. Oh, giusto. Ci sta. Risposta esatta. Ci sta. Qual è il tuo piatto forte in cucina e perché ti sei appassionato a questo piatto? Allora, il mio piatto forte è lo spaghetto agli scampi. Perché? Giuda. Grande chef. Perché me ne sono appassionato? Perché mi piace, lo so fare, quindi. Per quello. Molto buono. Molto buono. Ti inviterò. Inviterai, bene. La quarantena, quella è stata la quarantena. Ah, quella quarantena. Da quale celebrità accetterai l'invito a cena? Ma se dico femmina però poi... Ah ragazzo, te lascia, quindi dici maschio. No dai, facciamo... Fa Giorgio Clooney. Da Francesco Dotti, dai. E tu da quale celebrità accetteresti l'invito a cena? Pure io a Francesco Dotti. Francesco. Come hai conquistato la tua ragazza? Spiegacelo. Ti dico... con la dolcezza. Sì, con la dolcezza. Ah, sei un tipo dolce? Molto dolce. Tanto dolce. E tu? Io con il mio charme, la mia simpatia, la mia sensualità. Dobbiamo staccare qua. Basta. Finiamo qua. Qual è il giocatore che di solito prende più cartellini in squadra? Chi è? Ci devo pensare. Ma secondo me... Io? Sì? Può essere. Ah, sì? Ma mi sa, ma così dicono. Però, cosa avessi fatto se non avessi fatto il calciatore? Bella domanda. Allora, Preoccupazioni. Penso che sarei andato a lavorare con mio padre. Il negozio di mio padre, sì. Bene. Tu? Non lo so. Se dico la verità, non lo so. Una bella domanda. Boh, a me piacerebbe fare il parrucchiere. Non so perché tu dici strano, Parrucchiere. Parrucchiere, vai, abbiamo un nuovo parrucchiere. Tocca a te. Tocca a me. Solo che i capelli non li so fare.
quindi... Allora no! Veniva chiuso dopo 3 giorni, sta in mezzo alla strada. Allora, preferisci una donna con tacchi alti o sneakers? Scarpe da ginnastica. Scarpe da ginnastica. Tu? Non mi dici tacco perché dicevo... Ti dico entrambe, dai, anche se la semplicità mi piace. Bravo. Dipende dalla serata, se è una serata importante. Sì, ci sta. Cosa fai nel tempo libero? Allora, mi piace giocare alla PlayStation e leggere libri. A me invece mi piace stare a casa a guardare la TV e poi andare a fare shopping alle fontane. Shopping alle fontane, tutti a fare shopping alle fontane. Mamma mia, questa qua. Questa è lunga, eh? Mamma mia. Questo è un poema. Quanto prima ti organizzi per il regalo di compleanno e di Natale della tua ragazza? Bella domanda. Diciamo che non mi organizzo perché lo facciamo insieme. Sa già il regalo che prendo. Tu? Io cerco di scoprirlo tramite magari qualche domanda trabocchetta. Ora l'ultima domanda. Cosa è la prima cosa che guardi nelle donne? O nella donna, perché... Nella. Qua è sbagliata la domanda, occhio. Che ti colpisce sicuramente il viso, lo sguardo. Che ridi? Sono un po' bugiardo, e vabbè. E poi, vabbè... Sì, ho rotto questo tavolino. Diato, ragazzo, che... Sono domande cattive, quindi... Io lo sguardo. Anche tu, eh? Sì, lo sguardo. Sei molto romantico. Molto. Infatti l'ho detto, già per la prima domanda, perché sono molto romantico. Lo sguardo, ma mi colpisce tanto. Ottimo. Vabbè ragazzi, abbiamo finito le domande, fortunatamente, perché stavano diventando un po' calienti. Il nostro amico Baldassin stava diventando rosso. Grazie per averci seguito, per averci sopportato e ci vediamo alla prossima puntata di Domande e Risposta.